Pietro, sono stato molto contento perché si è creata una bellissima alchimia e ci credi proprio che è mio figlio. Adesso per la seconda serie io mi sono tinto i capelli, la barba, lui si è levata la parrucca, quindi lui farà mio padre. Esatto, mi sarà una serie su Bonaccini. Ma quello che devo dire soprattutto è stato meraviglioso il rapporto con il regista, dice beh, buona rufianata. No, è la verità, io ho fatto 102 film nella mia vita, quindi ho lavorato un po' con tutti, da Roberto Rossellini a Nando Cicero, ma devo dire che Eros Puglielli è stata una rivelazione perché, a parte la velocità, il swing che ha nel muovere la macchina, sembra veramente vedere un film americano perché è raro. E poi soprattutto si fanno sempre serie violente, no? Invece questa, fare una commedia sofisticata, se dovesse avere successo, potrebbe dare il là veramente a tanti registi di tornare a fare la commedia in questa maniera, come Eros Puglielli sa fare benissimo, e anche gli sceneggiatori che ringrazio perché finalmente diciamo delle cose divertenti, perché di solito quando tu fai un film comico, io ne ho fatti tanti, ti dicono facci ridere, ma non ti scrivono niente, ti metto tutto te. Invece loro ci hanno dato un bel materiale in mano e quindi è stata veramente, come dice il tappeto volante, è stata veramente una passeggiata di salute fare questo. Tra l'altro posso dire una cosa al volo su Eros, perché io con Eros, a parte che stimo Eros da 30 anni, perché lui fece un film che girava clandestino 30 anni fa che si chiamava Dorme, che noi abbiamo mangiato e visto e rivisto con tutto, diciamo, il gruppo di Boris, per cui sono 30 anni che Eros Puglielli aleggia nella mia vita. Poi ho fatto due serie sempre con lo stesso gruppo, diciamo Lucky Red e Prime con Lillo, e la cosa, essendo due guitti, Cristian ed io, la cosa che un pochino ci faceva soffrire era che Eros fa tantissimi tagli, e poi quando tu vedi il prodotto finito dici: ah, che meraviglia, che ritmo! Essendo due guittacci, noi facevamo un po' fatica Beh, al tanti, dai. sì, esatto. Infatti, ogni tanto ci guardava e diceva: non l'abbiamo fatta. No, perché lui vuole fare la soggettiva di una caramella che a un certo punto intimida. Ok, no, certo, servirà. Però invece. Oppure devi trovare la macchina da presa per terra, dice: questo è Sì. come visto dal gatto, questo è come visto dall'aquila. Però poi guardi il prodotto finito e diceva: ha sempre ragione Eros, per cui insomma ci siamo sentiti in una rete molto protettiva e spero di continuare con Eros a fare altre 70 di cose. Mi sono ispirato a mio padre, al signor Max, perché ha questo tono da cavallo padronale, no? Però accavalla la gamba e c'è il buco sotto la suola. E quindi è un miscuglietto tra mio padre e Sordi. Ogni tanto c'è la scivolata sul romano e ha funzionato. E ne ho parlato con Eros all'inizio, abbiamo scelto di fare questo padre un po' così disincantato, surreale, che si finge morto in ospedale e poi quando il figlio arriva lo trova che sta ridendo con tutte quante. Insomma, mi sembra che è stata giusta la scelta di fare un personaggio così. E poi è completamente diverso da quel piccolo film che ho fatto adesso che si chiama I Muri d'Inverno, che invece è un personaggio tragico, un personaggio di un professore di liceo, ex professore di liceo, quindi non c'entra niente, è completamente un'altra cosa. Però ben venga una commedia in televisione, infatti sono entusiasta di questo, perché è bello vedere che si torni a fare una commedia sofisticata come questa qui.